Allora, che sia tavola manga o illustrazione, si parte dal disegno, dalla bozza. La prima fase è la progettazione, si definisce bene il lavoro e come andrà fatto. Qui è stato già realizzato e possiamo vedere che viene appunto iniziata la fase delle matite. Questa è una matita particolare, è azzurra, e permette di non farla vedere una volta scansionata la tavola, quindi anche andandoci poi con l'inchiostro quel colore non si vedrà, essendo poi scannerizzata in bianco e nero. Dopodiché, finita la matita, si passa all'inchiostrazione. Tendenzialmente in tradizionale si usano i pennini, però come possiamo vedere possono essere ben sostituiti anche da altre attrezzature che comunque rendono un effetto molto molto simile. Poi c'è anche la food pen utilizzata per degli effetti pittorici e per le campiture solitamente. Si inizia prima dall'inchiostrare i balloon. Una volta fatti i balloon, alla vignettatura, definire bene le linee delle vignette, per poi passare alla line art vera e propria dei personaggi e degli sfondi. Una volta finita la line art si passa agli effetti, con i tratteggi o altri effetti come la Nawami o la Kakeami. Finita la parte di inchiostrazione si passa alla fase successiva, che è quella dei retini. Il retino, essendo un foglio adesivo che poi andrà incollato sulla tavola manga, la prima cosa che si fa è selezionare l'area da voler ritagliare per poi incollare, e una volta staccata si applica sulla tavola. Applicata sulla tavola si può decidere se lasciare il retino piatto oppure, come possiamo vedere, fare degli effetti di sfumatura. In alternativa ai retini può esserci una quarta fase, che è quella del colore. La tecnica della colorazione viene utilizzata per le tavole a colori, per le copertine, per le cover o per delle illustrazioni che potrebbero anche trovarsi all'interno del volume. Di solito si parte stendendo un colore piatto con una tecnica acquerellata per dare la base, e poi si può decidere se le ombre continuare a farle sempre con la stessa tecnica acquerellata oppure anche con le matite colorate, che sono un ottimo sostituto. Quello poi dipende molto dall'effetto che si vuole dare e come si vuole darlo.